Cuore Nero Verde, ripartiamo dal basso. Torna l'appuntamento con il calcio di San Gimignano, con il San Gimignano Football Club, per commentare la partita di domenica scorsa e per parlare di tante altre cose che riguardano la società Turrita. E lo faremo nel primo blocco con gli ospiti che vi vado a presentare. Tornato con noi anche questa sera Luca Sprugnoli, Buonasera, responsabile marketing ciao, del San buonasera Lotta, Gimignano. ciao. Benvenuto. Ben E poi abbiamo il trovato, piacere di avere con noi Riccardo Foresta, attaccante e MVP di questa Buonasera, domenica. buonasera a tutti. Benvenuto Riccardo. Grazie. E poi ancora Leonardo Antonioni, giornalista che segue la prima squadra. Benvenuto Leonardo. Buonasera a tutti. E torna ancora Lorenzo Mossani, giornalista, anche lui però della parte fiorentina, che ci accompagna per tutta la puntata. Buonasera Carlotta. Buonasera. Cioè, tu guardi, che guarderesti? Oh, no. Lei, Luca, crede di avere il sex No, appeal no, di no, Massimo Sciavarro in Sapore di Iniziano Mare? subito. Assomiglia più al commissario Logatto. Cioè, Se però lei va bene, avesse dai. un quinto della classe che ho io, potrebbe quasi Sì, no, parlare. va bene, va bene. Quindi, Iniziano subito a vabbè, punzecchiarsi, sembrano. parliamo di calcio, è meglio parliamo di calcio. Ripetizione a Così Raimondo funziona e Sandra meno tempo, facile Vianello. parlare di Va altro, bene, però dai. facciamo finta e parliamo di calcio. Parliamo di calcio, come la volta scorsa, prima di commentare l'ultima partita del San Gimignano che c'è stata domenica scorsa, guardiamo insieme il contributo girato da Lorenzo che è andato a sentire questi tifosi del San Gimignano che sembrano non accontentarsi mai delle vittorie. Sentiamo. C'hai i meglio uomini del campionato di seconda categoria e forse anche in prima categoria ci sarebbero, però non tu li davo gioco, ma io non dobbiamo fare quelli della ragione, e ti devo. Ma noi non si vuole continuare a giocare male a questa maniera, si fa il golletto e ci va tutto bene. Però in casa si era vinta anche 5-0. Sì, in casa si era vinta 5-0, però non si capisce. È una squadra che si malisce, però si vince così, così. Tutto ho capito lì. Si vince così, ma si vince. Ma, io sono estimatore di Ercolino perché a me mi calma. Quando noi si vince il campionato di eccellenza e si vedeva già la pallone, non precisava il giocatore di Monaco di Sdete anche allora. Non da vince il campionato, però si vince il campionato, però si giocava a pallone, ma ce la fanno la grande Ercolino. L'ho sempre visto giocare discretamente, io ora sono da teoria, c'è l'omine, c'è tutto, e non c'è pezzi di Io non lo metto neanche a 7 punti sulla seconda. Io non lo metto neanche in dubbio il campionato, io metto un dubbio che se viene fatto un po' di partite ancora ci gioco. Io spero di vedere, una volta uscito dallo stadio, finalmente si è visto giocare bene e si è fatto gol. E questi tifosi sembrano davvero non accontentarsi delle vittorie. Lorenzo, tu che sei stato con loro, no? Che mentre giocano a carte sono buffissimi, veramente sembrano usciti da un film, commentano queste vittorie che arrivano ma che non si vede il No, in gioco. realtà c'è anche chi è favorevole a un gioco più pragmatico e nella prima parte di campionato, diciamo così, vincente per accumulare punti. Però tutti, anche quelli che sono contenti naturalmente delle vittorie, di vedere la propria squadra volare in questo campionato, tutti sono d'accordo con non ci divertiamo mai a vedere il San Gimignano. Sono stati anche profeti in patria, perché questa è una registrazione di prima della partita, dove dicevano si può anche soffrire contro una squadra come l'Albreta, fatta di buoni giocatori, ma non sicuramente di livello tecnico come San Gimignano, perché non abbiamo un gioco. Non mi sembra che poi alla fine questa polemica sia sterile, perché poi in realtà andando a vedere come è stata la partita,
l'Alberetta ha preso 2-3 pali e come ha detto il super tifoso, noi troviamo il gollettino per l'enorme superiorità tecnica. Sì, ma te vai a vedere sempre quello che dicono quelli che sono contro. Ma se hai sentito, c'è anche tutta una parte di coloro... E come ho detto io, Luca, il problema hai un problema... Scusi, non il microfono. Mentre parlavi o no? Allora, il problema non è un microfono. Viene da una zona di educazione un pochino barlocca. Però no. Io stavo parlando... Allora, c'è una parte di tifosi che magari non piace, ma c'è anche tutta una parte di tifosi che va bene in questo modo. Quindi non guardiamo sempre la parte negativa, anche perché c'è dietro un lavoro di ragazzi, di persone. Quando finiamo me lo può dire. Che... Io bisognerebbe mi dava se il microfono e no, perché sicuramente a Luca, cioè, al posto del microfono ci vorrebbe un apparecchio acustico. Io ho detto alla prima parte c'è una parte di tifosi che è la metà. Sì, ma che parli dice... sempre di quell'altro. No. Parli anche di quelli. No, io ho iniziato con. Perché il San Gimignano è un gruppo di persone. È un gruppo di giocatori che durante la settimana si impegnano e che la domenica danno tutto per... Se poi ci sono qualcuno che basta. Nessun tifoso abbia detto che non c'è impegno. Non mettere le parole alle persone. Sempre. Riccardo, visto che sei tra i protagonisti, no, di questa avventura... Facciamo parlare Riccardo, bravo, è meglio. Nero Verde... Come commenti questa clip di persone che veramente vengono allo stadio con il cuore e vogliono vedere vincere la propria squadra, ma vorrebbero un qualcosina in più? Ma secondo me è giusto così, perché il tifoso vuole sempre di più, vuole sempre di più, e quindi è giusto che ci sia sempre il commento quello meglio, il commento quello peggio, e questo rientra nella routine. D'altra parte noi in campo dobbiamo solo cercare di fare il nostro meglio. Il nostro meglio per ora lo stiamo facendo, per quello che dicono i risultati. E posso assicurare che non è semplice giocare contro nessuno, non è semplice esprimere il proprio calcio, in quanto gli avversari, quando vengono a giocare contro di noi, vengono sempre con il mordente e con la voglia di dimostrare magari che possono battere la squadra che è prima in classifica, ma questo è sempre esistito nel calcio. Spiegaglielo. Certo. Spiegaglielo, perché a volte sai... Comunque, una scia di vittorie e anche domenica scorsa, come abbiamo detto, il San Gimignano in casa ha battuto l'Alberese per 2-0. Quindi andiamoci a vedere la sintesi e poi magari la continuiamo a commentare. Dopo le fatiche di Coppa Toscana, il San Gimignano è di nuovo di scena al Comunale di Santa Lucia. Avversario del decimo turno è l'Alberetta San Salvi, imbattuti da 3 partite e con tanta voglia di fare uno sgambetto alla capolista, anche perché l'Alberetta San Salvi si è presentata al Santa Lucia con il secondo attacco del girone, un gol in meno rispetto al Sangi, ma con una difesa ballerina. Mister Ercolino, senza Tommaso Viani infortunato, schiera dunque la squadra con il 3-5-2. Dopo alcuni minuti di studio, gli ospiti, approfittando di un errato disimpegno della difesa nero-verde, liberano Zangarelli al cross, ma la palla del numero 7 non trova nessun compagno. Il Sangi, dopo alcuni bei fraseggi a centrocampo, libera 2 volte Lusini sulla sinistra. Nella prima occasione l'esterno sangimignanese viene atterrato. Sulla seguente punizione, capitano Mori non trova la porta. La seconda volta Giuggioli gira in mezzo all'area la palla senza trovare nessun compagno. All'11esimo Zangarelli punta Gelli e libera il sinistro a girare, ma la sfera finisce alta senza impensierire Porcelli. Al 15esimo è ancora il numero 7 dell'Alberetta a liberarsi al cross, ma alla conclusione del numero 10 ospite colpisce l'esterno del palo. Passano 5 minuti ed il Sangi che si fa vedere in area fiorentina. Bartoloni, trovato da Mori con un cambio di gioco sulla destra, fa filtrare la palla per l'inserimento di Giannopolo. Il 4 nero-verde mette in mezzo una palla interessante, ma alla conclusione di Foresta viene ribattuta dalla difesa ospite.
Al trentesimo, una conclusione dalla distanza di Giovannoni, probabilmente deviata, coglie l'incrocio dei pali con Gelli che libera in corner. Sul successivo calcio d'angolo, Porcelli smanacca via la palla, sbrogliando una situazione non affatto semplice. Sul finire della prima frazione di gioco, il Sangi trova la rete del vantaggio. Giugioli in versione rifinitore serve in profondità Foresta, il numero 9 di casa salta il portiere e sul recupero della difesa dell'Albereta riesce a insaccare il gol dell'1-0. Dopo due minuti di recupero, il signor Testi manda tutti negli spogliatoi. Anche nella ripresa l'Albereta parte con grinta e con Zangarelli conquista subito un angolo. Sulla ripartenza Giugioli trova Foresta che, invece di servire Bartoloni tutto solo, calcia botta sicura. La conclusione dell'attaccante neroverde viene deviata in angolo ed è sul corner, battuto come sempre da Mori, che Bartoloni di testa segna il gol del 2-0. All'11° della ripresa un'uscita spericolata di Porcelli fa correre un brivido ai tifosi neroverdi. La conclusione di Desi, capocannoniere dell'Albereta, colpisce la traversa a porta sguarnita prima che lo stesso Porcelli la recuperi. Superato lo spavento, il Sangi ha spazio in contropiede. Sull'assist di Foresta la conclusione di esterno destro di Giugioli è troppo debole e centrale e Aina blocca con sicurezza. Al 26° il secondo giallo nel giro di 8 minuti a Rustioni lascia i padroni di casa in 10 contro 11, ma dopo 5 minuti viene ripristinata la parità numerica fra le due squadre con Zeroni che viene ammonito per la seconda volta per il fallo su Pecchi. Lo stesso numero 20 calcia di sinistro la punizione che, deviata, esce di poco. Ma non è finita qua per ciò che riguarda i cartellini decisivi. Al 43° il signor Testi mostra il secondo giallo di giornata anche a Capitan Mori e il Sangi resta in 9. L'inferiorità numerica non produce effetti se non pensando al prossimo impegno, ma intanto è festa grande al Santa Lucia. È festa grande al Santa Lucia. Leonardo, tu che segui la squadra quando gioca in casa e c'eri chiaramente anche alla partita di domenica, rispetto a quello che dicono i tifosi, tu cosa devi dire? Si può parlare con i numeri, diciamo 10 partite, un terzo del campionato, la squadra su 30 punti ne ha fatte 28, ha segnato 24 gol e ne ha subiti 2 e la partita di domenica probabilmente è stata la partita più difficile fra quelle giocate al Santa Lucia. L'Albereta si è dimostrata una squadra quadrata, un 4-4-2 ben messo in campo, che ha dato del filo da torcere al San Gimignano. Insomma, ci sono state 2-3 pali, occasioni da gol per loro, e non hanno tutti i torti, magari i tifosi a dire che non si divertono, ma la squadra fa risultati e questo conta intanto. La squadra fa risultati e infatti andiamo a leggerci la classifica. San Gimignano 28 punti, San Buca 20 punti, San Giusto, Le Bagnese, Grevigiana 18 punti, Albereta, San Salvi e Aurora Montaione 16, Monterappoli 15, Bagno Arripoli, Cobra Cai 13, Santa Croce Cuoiopelli 11 insieme a Tavarnuzze, Santa Maria e Atletico Calcio in Pruneta 10 punti, Giovani Fucecchio 2000 9 punti, San Cat 6 e Florence Sporting Club chiude la classifica con 3 punti. Siamo quasi in pubblicità, Luca. Scusarlo a te, ma mentre parlava Leo vedevo che Lorenzo faceva faccine, cioè faccine. Non capivo bene. Glielo spiego, Luca. Mi fa piacere che la sintesi abbia dato ragione a quello precedentemente detto la scorsa puntata, che l'Albereta San Salvi forse su Firenze, anche se è della Nava Rovezzano, quindi non proprio fiorentina, era sicuramente la squadra più quadrata e più pericolosa, anche perché messa in campo con un 4-4-2 in stile Albereta del Curioni, degli ministri del Curioni degli anni 90, non ha mai cambiato molta filosofia nel gioco. È la squadra che sicuramente ha più esperienza in seconda categoria di questo girone, ha fatto alcuni campionati di prima categoria, è una buona squadra formata da tanti 2004 in juniores con due o tre giocatori di esperienza a libro paga, però insomma è sempre una buona squadra di juniores, però fa piacere aver portato via punti a una buona squadra di juniores e fa piacere soprattutto essere primi in classifica con 28 punti come diceva Leonardo.
E quindi tutta questa boccuccia di essere... No, no, cioè, tu lei ha fatto tutto discorso allora, generale di dov'è la geografia, ha parlato di geografia. No, la geografia, cioè, ho detto solo dov'è la nave a Rovezzano, appunto, cioè, per senso, chi non, che, vabbè, non conoscesse di dov'è l'Alberetta. Quando la cosa più importante sarebbe soltanto dire che siamo primi dove abbiamo... un grande bomber, ecco, basta, punto, finito, non deve fare faccette tutte le volte. Beh, bene, detto questo vale. Si può chiudere la sarebbe meglio, andiamo in pubblicità, vi ringrazio per essere stati con noi questa sera. Seconda parte dell'appuntamento con Cuore Nero Verde, sono cambiati i nostri ospiti. Alla mia destra vi presento Daniele Salvi, responsabile scuola calcio elite del San Gimignano Football Club. Benvenuto Daniele. Grazie. E poi a proseguire Federico Mandorlini, ex portiere Nero Verde e quest'anno giocatore dello Staggia. Buonasera. Benvenuto. E poi ancora Fabiano Mugnaini, è tornato con noi, il direttore generale della squadra Turrita. Buonasera, bentornato. Buonasera a tutti. E poi Lorenzo, che è rimasto a farci compagnia. Allora, rimaniamo un po' a parlare della prima squadra e lo vorrei fare proprio con Federico, visto che ha vestito la maglia del San Gimignano e si trova a giocare sempre in seconda categoria, ma su un altro territorio. Vogliamo fare un po' un'analisi, no, del campionato, quello dove militi tu, e poi quello del San Gimignano. Allora, per quanto riguarda il Scusa un attimo, Fede, ma te ci sei come allenatore dello Staggia, presidente, custode, portiere? Intanto io sono ospite vostro ed è un onore essere in questa trasmissione di San Gimignanese da ex portiere, in cui ho giocato più di 300 partite con voi, in cui sono cresciuto, sono maturato come portiere e anche come uomo, quindi per me venire qui con voi è sempre un piacere. Con Massimo Marranci, sì, con Paolo Indiani, con tantissimi allenatori, anche con il vostro Fabio Ercolino, che nel 2015 abbiamo vinto la Coppa di Eccellenza, quindi fu uno dei primi traguardi, insomma, importanti del San Gimignano. In questo momento la mia veste, insomma, è un po' di tutto fare, perché dove sono a Staggia faccio allenatore e giocatore soprattutto. E poi d'estate è direttore sportivo. Anche sì, è stata un'estate travagliatissima, perché c'è stato un po' da rifare un po' la squadra. Io personalmente ti faccio complimenti per l'anno passato, e te le faccio anche per quest'anno, perché comunque... conoscendo cosa hai a disposizione. Grazie mille, perché l'anno scorso è stato un'annata in cui ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Quest'anno siamo partiti un po' con qualche problema, però diciamo la verità che stiamo facendo bene con un gruppo di ragazzi molto giovani su un campionato, è la prima volta, forse un girone un po' particolare, con tante senesi, anche senesi del sud, di Sena Sud, insomma, che trasferte impegnative e lunghe. Molto. Però in questo momento, ecco, ce la stiamo cavando bene, diciamo la verità. Dai, sono molto contento dei ragazzi, la società non ci fa mancare niente, e noi nella nostra politica dei piccoli passi si prova di fare il meglio possibile, via. Per quanto riguarda voi, vi faccio complimenti, prima di tutto, perché per l'anno scorso, per la vincita del campionato di terza e per la vincita della Coppa Toscana, giusto, di terza categoria, sì. E poi per il grande inizio avete fatto quest'anno, perché sinceramente, ecco, arrivare dopo 10 partite, quanti punti avete? 28 punti, cavolo, il doppio di mia, con qualche gol in più, perché noi non ne facciamo tanti, non ne subiamo tanti, però... se ne fa poi, però insomma... dite poi, perché poi c'è il Federico Mandorlini. Sì, insomma, via. Mezzo e mezzo. No, il merito è sempre da condividere con tutti i ragazzi giovani che sono... Tra l'altro parecchi venuti da San Gimignano.
Sì, che hanno vestito la maglia di San Gimignano. Sì, cioè, sì, qualcuno che era in terza, sì, con, cioè sì, aveva iniziato la terza con noi, Burlesi. Sì. Ho preso, sì, diversi ragazzi, insomma, anche nel settore giovanile erano lì con voi a San Gimignano. Tuveri, sì, poi c'è Bimai, Giovenco, sì, Milvatti, insomma, ragazzi, insomma, che nella zona via sono passati prima a San Gimignano. Piace il nero verde? Sì, è un colore alla fine che piace. che piace, sì, speriamo. Si veste bene. Sì, si veste bene, sì. Poi, insomma, ecco, ci ero abituato a nero verde per un po' di anni, quindi ho detto giù, finiamo un po' la carriera con il nero verde. Vediamo che succede un po', insomma. Senti Fabiano, che effetto ti fa sentire le parole di Federico, ex giocatore? Vabbè, Fede, siamo quasi coetanei, ci si conosce da non so nemmeno io quanto. un po' d'anni, quindi c'è una, penso perlomeno da parte mia, c'è sempre stata molta stima nei suoi confronti, sia come persona in primis e sicuramente anche come portiere, insomma come giocatore, perché poi i risultati lo dimostrano e l'hanno dimostrato nel tempo. Sta facendo anche molto bene dal punto di vista di mister, perché comunque si è affacciato 2 anni fa, penso con questa nuova veste, non è facile, non è la stessa cosa, da giocare e allenare passa molta differenza e quindi sta facendo bene. Non nego che insomma ci siamo sentiti anche spesso durante quest'estate, quindi... insomma è una persona molto gradita, quindi lo ringraziamo anche per i complimenti che ci ha fatto, insomma. Lorenzo, ti chiederei di introdurre un po' quello che sarà poi il terzo blocco, no? E poi magari ne discutiamo anche con i nostri ospiti, che dedichiamo sempre ai più piccoli. Ma è stato un po' introdotto anche involontariamente dai tuoi ospiti, perché mentre stavano parlando veniva fuori appunto tutto quello che c'è di buono nel settore giovanile del San Gimignano, quello che ha portato anche ad altre squadre a strutturarsi e a diventare anche giocatori. È stato bello prima anche sentire nominare dei mostri sacri delle panchine, dei dilettanti come Diani, quindi quello che comunque è passato dagli ospiti del secondo blocco, bastava un po' migliorando, basta togliere Luca, no, a parte gli scherzi, però veramente si è respirata l'aria di calcio, aria di un cuore nero verde, e il cuore nero verde nasce appunto dal settore giovanile e prima ancora dalla scuola calcio, da far bene appunto tirando su i ragazzi del proprio settore giovanile, che è una cosa difficilissima. Sì. A questo proposito, Daniele, il lavoro che state facendo con i ragazzi, no, che frequentano il Santa Lucia, è veramente un lavoro importante. Ci vuoi raccontare cosa state facendo e qual è l'obiettivo della scuola calcio? L'obiettivo della scuola calcio, l'importanza del settore giovanile, sono le fondamenta di questa società. Insomma, noi crediamo molto nel settore giovanile, nella crescita di questi bambini, ragazzi, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista umano, perché è importantissimo, sono importantissimi tutti e due gli aspetti, quindi crediamo molto in questo settore giovanile. E prima ancora nella scuola calcio. La scuola calcio, sì. Perché comunque, insomma, bisogna partire da lì, creare quel senso di appartenenza che diceva anche Lorenzo, creare il famoso cuore nero-verde, perché si parte da quando sono piccoli, soprattutto la scelta di farli allenare al Santa Lucia, già figlia del fatto l'anno scorso, è figlia anche di questo, avvicinarli a quello che poi è, perlomeno quando si giocava a calcio da piccoli, l'obiettivo era prima o poi calcare quel campo dove ci giocano gli adulti, la prima squadra e quant'altro. Quindi l'obiettivo è quello di creare questa cosa e di far sì che il bimbo si avvicini sempre di più a quel sogno, che poi è quello comunque oggi o domani di calcare un campo da calcio in una categoria da adulti. Poi potrà essere la terza categoria, la seconda, la prima, meglio ancora se poi è una categoria professionistica.
però l'obiettivo penso sia quello per chi insegna calcio, questo deve essere l'obiettivo che ci si pone. E niente, poi mi volevo riallacciare invece a quanto detto anche nel primo blocco, per quanto riguarda la prima squadra, il campionato che si sta facendo, è vero che si guarda sempre alle cose negative e poco volte si guarda le cose positive, bisogna guardarle secondo me entrambe per crescere e perché comunque bisogna sempre migliorarsi. Per migliorarsi bisogna sempre guardare le cose negative, perché le positive ormai si sanno e quindi automaticamente quelle ci sono. Quindi se ci si vuole migliorare bisogna guardare alle cose che magari non ci riescono, cercando di farle meglio. Quindi questo è un piccolo messaggio che do alla prima squadra, che sta facendo un super lavoro, secondo me. Però si può sempre migliorare. Ci fermiamo ancora per la pubblicità. Studio si è popolato e vi vado subito a presentare chi è arrivato qui con noi, iniziando dai più piccoli. Sono tre rappresentanti del gruppo di esordienti del San Gimignano Football Club. Abbiamo Pietro, benvenuto Pietro, e poi Christian. Grazie. E ancora Diego, benvenuti. Grazie. Poi è rimasto qui con me Daniele Salvi, come detto responsabile della scuola calcio Elite, e poi ancora Marco Pepi, allenatore primi calci 2014, 15 e 2016, e poi Samuele Morelli, responsabile tecnico e allenatore Pulcini 2012 e 2013, e poi ancora Lorenzo, sempre nella sua poltrona. Allora, inizierei proprio da te, Daniele. Se vuoi farci un po' un quadro, dicevamo a microfoni spenti, di quella che è la scuola calcio. Sì, la nostra è una scuola calcio elite. Scuola calcio elite, ce ne sono quattro nella provincia di Siena. E scuola calcio elite non si diventa a caso scuola calcio elite, perché per essere scuola calcio elite c'è bisogno di diversi requisiti, tra cui avere tutti i tecnici qualificati, che fortunatamente abbiamo e sono tutti dei bravi istruttori. Poi aderiamo al progetto scuola, così portiamo i nostri istruttori all'interno delle scuole elementari prime e seconde del capoluogo e della frazione di Lignano, mettendo ancora a disposizione i nostri istruttori. Facciamo delle riunioni mirate con i genitori, con gli istruttori, che riguardano martedì, domani abbiamo quella una federazione, poi avremo la nutrizionista, lo psicologo, insomma tutto quanto. Quindi la federazione ci chiede qualcosa in più rispetto alle altre scuole calcio, e questo noi lo diamo grazie a loro, che sono anche qui a mio fianco e sono responsabili. Marco è responsabile per quello che riguarda primi calci e piccoli amici, Samuele invece per esordienti e Pulcini. Marco, passerei la parola a te. Com'è lavorare con questi ragazzi? Daniele ha detto che c'è tanto da fare, no? Non è solo giocare a calcio e quindi metterli in campo e rincorrere un pallone. Si lavora su tanti livelli. Sì, è vero. È molto difficile, perché comunque deve avere la giusta alchimia per poter far avvicinare il bambino allo sport senza fargli pesare il fatto di che devi creare un piccolo calciatore, no? Quindi bisogna trovare la giusta misura per avvicinare il bambino allo sport senza sovraccaricarlo di responsabilità piuttosto che di lavoro. Deve essere un divertimento, ecco, specialmente per i più piccoli devono venire al campo sereni e soprattutto devono andare via dal campo sereni, questa è la cosa importante. E poi la difficoltà
specialmente per chi inizia, ma anche per la loro età, per gli esordienti, è un po' anche il rapporto con i genitori, perché trovi persone che magari sono stati calciatori e quindi si aspettano che il figlio diventi il Maradona di turno, mentre trovi altri che portano il figlio come se lo portassero all'asilo, in una sorta di parcheggio. Quindi devi, da istruttore, perché io non mi reputo allenatore ma mi reputo più istruttore, devi trovare, ecco, la giusta alchimia per gestire il bambino ma anche per gestire il genitore. Samuele, invece, riguardo all'età, no, dei ragazzi, come differenziate il lavoro a seconda dell'età? Allora, sicuramente la fase, quella che allena, diciamo, la parte che allena Marco, dei piccoli amici, dei primi calci, è più una forma giocosa, ludica, perché per arrivare ai nostri obiettivi tecnici bisogna metterci sempre il gioco. Ovviamente con i più piccoli un po' di più, con le categorie pulcini esordienti un po' meno, perché si può andare anche un po' più sullo specifico, però ecco, sempre sotto forma, diciamo, di gioco, perché alla fine deve essere quello. Il nostro primo obiettivo è il divertimento, ma ha detto Marco, il bambino giustamente deve andare via dal campo sportivo con un bel sorriso sulla bocca, perché credo che per noi allenatori vedere un bambino sorridere sia come vincere la Champions League. Lorenzo, hanno parlato di valori importanti, no? questi mister, ma forse il sorriso è quello che colpisce di più, perché non è poi così scontato. No, assolutamente, secondo me infatti Sergio Mignano è una scuola d'elite plus, perché purtroppo in qualche realtà, io conosco meno il Senese, parlo più sul Fiorentino, sono allenatore dal 2004 e ho fatto sia giovanili che scuola calcio. Purtroppo quando si parla di scuola calcio elite, sì, è vero, c'è il nutrizionista, lo psicologo, però si perde a volte, non sempre, alcuni valori che sono fondamentali anche nella carta dei diritti del bambino. Il bambino è il primo dovere di venire al campo, è quello di divertirsi e giocare. Il San Gimignano sta riuscendo in una cosa incredibile, che è quella di essere una scuola di calcio elite, con degli insegnamenti tecnici di una scuola calcio elite e con l'umanità di una provinciale e di un piccolo paese. E è difficilissimo perché stavo sentendo molto spesso vai a scontrarti con i genitori e con tante piccole problematiche che secondo me stanno superando, perché quando vado al campo di Santa Lucia vedo sempre tantissimi sorrisi prima dell'allenamento e un grande silenzio e una grande attenzione durante gli allenamenti. Quindi vuol dire che, e dopo l'allenamento si ritorna a ridere e a scherzare, quindi vuol dire che l'obiettivo è stato centrato pienamente. Poi qui ci sono tre bambini del 2011, mi sono fermato più volte a vedere i loro allenamenti, perché erano un calcio a 9, si ruba anche con gli occhi, giocano anche in maniera secondo me particolare, perché è un modulo che si vede non tantissimo, il 2-4-2 nel calcio a 9, che secondo me renderà più facile il lavoro a chi le prenderà nel calcio giovanile. Quindi non si guarda il risultato della partita della domenica, anche se stanno andando molto bene, ma si guarda formare giovani uomini, giovani calciatori, e poi farli progredire anche nelle giovanili, e come diceva prima il direttore generale, per magari farli vestire la maglia del San Gimignano quando sono grandi. Quindi costruire un po' il futuro di questi ragazzi dal punto di vista sportivo e non solo. Esatto, il motto del San Gimignano è costruire dal basso, mi sembra che sia perfettamente rispettato.
Ora però vorrei dare la parola a questi piccoli calciatori. Così loro hanno sentito parlare i loro mister, però vorrei sapere come ci si sente a stare in campo. Hanno parlato di sorrisi, ma anche di tanta concentrazione durante gli allenamenti. Pietro. Sì, io da campo vedo molto bene quello che succede. Secondo me siamo una bella squadra. Christian. Sì, sono d'accordo con Pietro, siamo molto uniti tra di noi, quindi sì, siamo una bella squadra. Diego. Concordo anche con loro, siamo un bel gruppo, quando ci alleniamo cerchiamo sempre di dare il massimo e di lavorare con molta serietà, poi c'è anche il momento di scherzare e di ridere, però ci alleniamo bene. Tutte cose positive, ma c'è qualcosa che volete dire a questi mister che ce l'avete alle spalle e che magari non direste in un'altra occasione? I mister sono abbastanza scherzosi, ma anche quando c'è bisogno di essere un po' più severi, un po' più a farci rispettare più le regole. Sì, perché nell'allenamento non bisogna scherzare, e quindi sì, se qualcuno scherza è meglio essere più severi. Come ho detto prima, quando c'è il momento di ridere e scherzare, sì, cioè si scherza e tutto, però c'è anche il momento in cui bisogna lavorare seriamente e impegnarci bene. Daniele, il bastone e la carota, mi verrebbe no. da dire. Cioè, abbiamo parlato con loro circa una decina di giorni fa e la cosa che gli ho chiesto sicuramente di divertirsi, però una cosa che gli ho chiesto è il rispetto. Cioè, si deve divertirsi, giocare, però si deve avere il rispetto verso il compagno, verso l'allenatore, verso il materiale, verso l'avversario, perché prima cosa tutti diventeranno uomini. Forse, da auguro a loro, diventano tutti campioni, ma forse più difficile diventare campioni, ma sicuramente uomini. Quindi noi vogliamo insegnargli, sì, calcio, tutto quanto, però sicuramente il rispetto è una cosa fondamentale. E questo penso, spero l'abbiamo capito, insomma, annuivano la testa. Che mi sembra di sì, mi sembra di sì. Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? No, credo che abbiano detto tutto loro. I mister sono, tra virgolette, insegnano a essere rispettosi delle regole quando ci si allena e lasciano divertirsi in altri momenti. E questo è importante sia nel calcio, è importante anche nella vita. Insomma, si cresce in questa maniera. Loro hanno parlato nuovamente di squadra, ti ricordi, come la volta scorsa? Sì, e questo mi ha colpito molto. Sia nei giovanissimi che in questo caso nel primo anno degli esordienti, alla tua domanda di solito si parlano sempre di vittorie, di sconfitte e nessuno gli ha detto cosa dovevano dire. La cosa bella è nelle risposte di tutte le squadre del San Gimignano è siamo uniti, siamo un bel gruppo. Credo che questa davvero, a parte le frasi retoriche, sia veramente la vittoria più bella di una scuola calcio. Se un bambino ti dice siamo un bel gruppo, siamo uniti, ci divertiamo, sei il 90% del tuo lavoro. Questa costruzione dal basso quindi è partita con il piede giusto. Noi siamo in conclusione di questa puntata, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio i piccoli giocatori del San Gimignano Football Club e noi ci vediamo dopo la prossima partita in casa del San Gimignano. Grazie per averci seguito e grazie ancora a voi per essere stati qui con me.